La Puglia resta da zona gialla anche se le varianti Covid aumentano e fanno paura. La regione ha preparato una nuova mappatura sulla mutazione del virus e ha approntato nuove disposizioni anti-assembramento, ma a Foggia la gente non si sente affatto tranquilla e chiede controlli più drastici. Preferiremmo più sicurezza, quindi magari delle zone, soprattutto nei weekend, comunque in alcune fasi della giornata un po' più serrate come, insomma, come controlli. Ci dovrebbero essere anche i controlli, perché mancano i controlli non ce ne sono proprio. Io non ho mai visto fermare qualcuno per un controllo, mai. Quindi tanta gente in giro. C'è già tanta gente in giro, sì. Non a meno, infatti noi approfittiamo di queste rare uscite proprio per stare, diciamo, noi in sicurezza, però come dire, cioè abbiamo noi un maggior senso di, insomma, di, come dire, di civiltà, va, diciamo. Però a livello di istituzioni, cioè ognuno è quasi libero ancora di fare quello che vuole. Quindi con la zona gialla magari molti pensano di essere tutelati ad andare in giro, insomma, in qualunque orario, con qualunque numero di persone ci sia in giro. No, non siamo soddisfatti ancora, speriamo che diminuiscono, così rimarremo in zona gialla. Noi usciamo solo per fare giusto delle commissioni e andiamo a casa. Ma c'è anche chi è finalmente soddisfatto di poter uscire. Guardi, ci vuole, nel senso dobbiamo tornare anche a respirare, però ovviamente prendendo le precauzioni necessarie. Sì, per far ripartire l'economia è necessaria questa zona gialla. Ovviamente con le dovute precauzioni, attenzioni, possiamo ripartire tutti.